Grazie a Lorenzo Benussi, solo due considerazioni. Eccoci qui, solo due considerazioni. Grazie Lorenzo. Grazie a te. Grazie mille. Allora, la prima, insomma, ci ha dato degli strumenti di conoscenza, mi riferisco soprattutto ai ragazzi, e ha detto credeteci, perché magari non costruirete Facebook, ma creerete futuro e innovazione. L'altra cosa, siccome i dati viaggiano molto velocemente, altrettanto velocemente viaggeremo noi adesso, è vero? Ve lo promettiamo. Lorenzo, intanto ti invito, come ha fatto Obama per Obey, a lasciare un commento sul tuo ritratto che si trova sul nostro visual storytelling. C'è un riassunto del nostro artista Marco Serra, quindi c'è anche il tuo ritratto nella cornice come protagonisti di oggi. Come stiamo andando a tweet? Io ho già letto un paio di risposte, anzi vi leggo il riassunto di Anna Foy che dice: che cos'è innovazione in classe? Un ambiente che consente ai docenti di sperimentare il metodo innovativo. Mi sembra un'ottima risposta. Ottimo, sì. Un po' di commenti sulle slide di Lorenzo? Sì, beh, una... Sì. Mi apri il microfono. Ok. Tieni, sì, una, osservato che siamo i più grandi produttori di dati, la cosa anomala è che qualcuno ha osservato, siamo anche i più grandi consumatori nello stesso tempo. Evidentemente il business sta in mezzo a chi costruisce l'infrastruttura. Lorenzo. Arriveranno delle risposte al riguardo, ce le darai tu Lorenzo, le chiediamo intanto ai ragazzi. Io ho mandato un tweet un po' provocatorio, Orwell 1984, aiuto che paura, sta per... Sì, tutti sanno tutto di tutti. Allora io nel frattempo chiamerei e accoglierei con un caloroso applauso le creatrici e fautrici di tutta questa operazione, ovvero la direttore generale della Fondazione Telecom Italia, Marcella Logli. La presidente, vicepresidente di NP, nonché coordinatrice del progetto, Licia Cianfriglia. Siamo sedute in piedi. Allora, come volete, come siete, magari accomodatevi così. Sì, potete scegliere dove siete più comode, vi lasciamo, siete microfonate. Sì, perfetto. Allora, Fondazione Telecom Italia, sempre impegnata con grande forza nell'education per l'innovazione tecnologica, l'Associazione Nazionale Dirigenti e Alti Professionali della Scuola, impegnata per l'innovazione appunto della scuola. Allora, cominciamo. Un progetto complesso perché parte da 100 scuole, 3 anni di lavoro molto impegnativo e che ci racconterete con alcune slide? Sì, io sì, eccoci. Prego. Buongiorno a tutti, sono contenta di vedere, mi sentite? C'era qualche problema al microfono. Ragazzi e adulti, immagino professori, di ritrovarvi qui perché il percorso è iniziato insomma 3 anni fa e quindi è un momento particolarmente importante ed emozionante oggi per noi, credo, no? E speriamo che lo sia anche per voi. Io ringrazio e mi riaggancio un attimo a quello che ha detto Lorenzo, non era preparata. Allora, un minimo di background, io sono una delle prime donne laureate in scienze dell'informazione e informatica in Italia. E posso solo dire merita che... l'applauso? No. Non ho fatto niente di particolare se non studiare come una matta in un momento in cui diciamo non era un qualcosa di molto gettonato, gettonato. E quindi tutto quello che è stato detto diciamo da Lorenzo prima sui big data è vero, io l'ho visto partire insomma tanti anni fa, anche se sono molto giovane, ma in realtà allora questo tema dei big data spiegato benissimo da Lorenzo, oggi a me piacerebbe andare un pochino più nel dettaglio di quello che voi potrete fare con questi big data, perché il fatto che ce ne siano tanti in giro, li abbiamo raccontati benissimo, è ovviamente un qualche cosa che è un punto di non ritorno, saranno sempre di più. Proviamo oggi a capire insieme che cosa voi ragazzi potrete creare a partire da questi dati. Pensate, ha citato prima nelle slide anche Obama, no Lorenzo? Allora Obama nel suo ultimo discorso ha detto: ragazzi, non andate a comprare le vostre app, fatele, scrivetele. Stiamo parlando della nuova letteratura del terzo millennio, quindi ecco, mi è piaciuto molto, anche se non era preparato, fare l'aggancio a quello che ha detto Lorenzo nell'intervento prima, perché siamo qui proprio per capire che cosa ne facciamo noi, come potrete essere voi creatori del nuovo futuro, un futuro che è già oggi ed è un futuro che parte, adesso ho citato qua una frase che mi piaceva del direttore del Dipartimento di Educazione dell'OCSE, che dice che diciamo, l'economia del mondo non paga le persone per quello che sanno, ma per quello che fanno con il loro sapere. E allora è proprio questo, no? Noi con il nostro sapere che cosa andremo a fare da qui a un po' di tempo. Allora, qualche dato
Per chi è avvezzo, mi scuso, per chi non lo sa, questo è diciamo l'indice Pearson, è un indice internazionale che raccoglie una serie di dati, i dati dei test più importanti worldwide, che sono, probabilmente molti li conoscono, l'indice PISA, il TIMSS, il PIRLS, che insieme a dati che riguardano istruzione, tasso dei diplomati, dei laureati, l'aspettativa scolastica, la disoccupazione, il PIL, ma anche il numero di omicidi, cioè tutti i dati economici e sociali di un paese, ci danno la bontà, diciamo, dov'è classificata il tasso, diciamo, di conoscenza e di benessere, tra virgolette, di un paese. Vedete nella lista, il ranking a noi ci vede 25esimi, ma la cosa interessante è che ai primi posti noi abbiamo diciamo, i paesi del Sud Corea, il Giappone, Singapore, abbiamo al quarto posto la Finlandia, e apparentemente sono paesi che non c'entrano molto l'uno con l'altro. Vediamo infatti, sono io che le giro le slide, scusate. Mettiamo in sequenza la Corea con la Finlandia e l'Italia, no? Vedete che noi risultiamo buoni ultimi nei test diciamo didattici. La spesa dell'istruzione sul totale della spesa dello Stato per noi è ovviamente bassa. L'aspettativa scolastica è più bassa, il tasso di conseguimento della laurea da noi è più basso, la metà, anzi quasi un terzo rispetto alla Corea, meno della metà rispetto alla Finlandia. Il tasso di disoccupazione è il più alto. Allora, questo non è per dare un momento di karakiri e di masochismo, però è bene che i ragazzi e tutti noi sappiamo da dove partiamo. Allora, l'importante è capire che questo gap va colmato. Non è che possiamo stare più a aspettare a dirci, diciamo, a raccontarcela. Questa cosa va fatta e va fatta velocemente. Partire dal sistema educativo è la cosa più importante, perché vedete quanto il sistema educativo sia alla base della rinascita e del benessere anche economico dei paesi più sviluppati. Però, quello che dicevo prima, come mai dei paesi che sembrano così diversi come la Corea, Singapore, eccetera, insieme nei primi posti con la Finlandia? Cioè lì c'è il sistema educativo più diverso in assoluto. Uno è monolitico, diciamo direttivo, dirigista, nozionistico. La Finlandia, scuola aperta, non c'è la classe diciamo frontale, molta creatività, molto team working. Allora, il trigger, diciamo il... lo diceva anche questo articolo, qual è, diciamo, il gioco? È proprio il gioco di squadra, cioè i professori, che sono una classe estremamente amata, voluta, pagata, resa aware di tutte le nuove tecnologie, le famiglie, gli studenti, lo Stato, giocano in team. Questa è un po' la differenza ed è il minimo comune denominatore delle prime posizioni di questi paesi. Allora, questa è una cosa importante, perché ci fa anche capire come mai noi partiamo da queste posizioni basse. Pensate che solo il 4% della scuola primaria italiana utilizza la rete quotidianamente, nella scuola secondaria il 25%, nella scuola primaria non hanno accesso alla rete il 34% delle scuole, le aule con dotazioni multimediali connesse alla rete sono il 44%, vuol dire la classe, perché poi magari la segreteria lo è, però in classe poi non si accede. E questo è un dato importante, è un'analisi che ha fatto Bicocca: gli insegnanti che chiedono una maggiore formazione nell'utilizzo della tecnologia nella didattica è ben l'83%. Allora è chiaro che partire da questi dati ci fa ancora una volta, mentre i primi erano dati più di scenario, adesso in Italia ci fa ancora più capire che questo gap è da colmare. E se ci confrontiamo con l'Europa, vedete che gli studenti, la percentuale di studenti nelle scuole senza broadband è molto bassa in Europa, molto alta in Italia, e diciamo le LIM noi le abbiamo in numero abbastanza buono, però avere una LIM, sapete bene, soprattutto i professori, che non vuol dire poi utilizzarle e farne strumento didattico. E diciamo negli head teachers, questa ricerca sui dirigenti scolastici ci dice, della Commissione Europea, che
La barriera all'ingresso per l'utilizzo del digitale nelle scuole sembra essere l'infrastruttura, quindi l'equipment, ma ancora di più probabilmente il tema pedagogico, cioè la mancanza di competenze degli insegnanti e di supporto a come utilizzare questi strumenti per andare a insegnare a ragazzi che, consentitemi, no, Lorenzo prima diceva usate i telefonini, usate i vostri iPad, io che ho figli diciamo dico il contrario, cioè sono sicura che li usate fino a, diciamo avete un utilizzo estremamente onnivoro, il tema è come utilizzarli al meglio e qui ci vuole una struttura metodologica, didattica, ci vogliono i formatori, ci vogliono i professori che sono alla base, continuano a essere alla base della vostra formazione, senza di loro non andiamo da nessuna parte. Allora, questi dati ci portano comunque a un costo sociale, che è un costo che viene anche qui avallato da un ritardo che l'Italia ha nella disoccupazione, diciamo un tasso alto che l'Italia ha nella disoccupazione giovanile, guardate i dati del 42,7% rispetto a una Germania, e questo si riflette, lo vedete subito, anche nel fatto che noi siamo dei moderate innovators. Il fatto che un paese non sia innovatore non è un qualcosa che dice quanto sei alla Zuckerberg, adesso Zuckerberg è uno e anche in America, perdonatemi, ce ne sono tantissimi che non sono diventati Zuckerberg. Poi, per non togliere nessuna, diciamo, non vorrei che i ragazzi uscissero da qui frustrati perché dicono caspita, non sono Zuckerberg. Loro sono, il garage è a 100 metri dall'università, i soldi che vengono dati a questi ragazzi sono molti per i finanziamenti, quindi non è che si può pensare che da noi nasca lo Zuckerberg in due giorni. Però, detto questo, non bisogna perdere lo spirito di innovazione, lo spirito di curiosità e anche la possibilità, consentitemi di dire, come dice il grandissimo Ken Robinson, se avete occasione di guardare le sue TED sull'education, una fantastica, si chiama How Schools Kills Creativity, che parla proprio di come bisogna riabituarsi alla cultura dell'errore. Per andare incontro all'ignoto, che è un po' il nostro futuro, bisogna andare incontro all'errore. Non abbiamo più nei nostri ragazzi, ma anche nel mondo del lavoro, la cultura dell'errore. Se non si sbaglia, non si crea. Pensate che diceva Edison che lui non ha inventato la lampadina, ma solo sbagliato 10.000 volte. Ecco, allora, ritornare... Perché dico tutto questo? Poi arriviamo anche al nocciolo. È che l'innovazione poi genera lavoro, genera competenza, genera dei ragazzi che usciti dalla scuola non vengono valutati con il voto e poi dopo i datori di lavoro si lamentano che non sono formati per lavorare. È chiaro che se non cominciamo a lavorare su una didattica per competenze, non per conoscenze, i temi del problem solving, del team working, il facing, il far fronte a problemi complessi, che sono cose, diciamo, sono le competenze che sono indipendenti poi dalla materia che i nostri ragazzi vanno a studiare. Ecco, se non si comincia a ragionare in quel modo, noi non generiamo una classe competente, dirigenti, i nostri giovani non diventano coloro che creeranno con creatività, cultura dell'errore e competenze il futuro che ci aspetta, l'economia che ci aspetta. Non dimentichiamoci che noi vogliamo che tutti voi desideriate di diventare e avere la liquidità di Google, perché questo è quello che ci serve. Allora l'approccio sistemico è la cosa importante, cioè torno a quello che dicevo prima, il lavorare in team perché quei paesi erano forti, il fatto di generare un qualche cosa in base a quello che ho imparato. Ci vuole il sistema, ci vuole il sistema che è fatto di infrastrutture, di modelli, di processi, ma che lavora con gli insegnanti, con gli studenti, con le famiglie, con lo Stato ovviamente e con l'impresa. L'impresa si deve cimentare, deve aiutare questo processo di cambiamento, perché il valore generato da un'impresa non può essere solo afferibile ai KPI, profit and loss dell'azienda, ma è strettamente legato al valore sociale che viene generato attraverso l'impresa nel territorio dove opera. Se io ho una scuola che funziona, dei ragazzi competenti che sanno usare al meglio gli strumenti digitali per generare valore, non solo per il fine di utilizzo in se stesso, ovviamente tutte le aziende, tutta la società ne guadagna. Allora, Fondazione Telecom Italia si pone in questo processo di cambiamento. Quest'anno noi abbiamo cambiato la nostra missione, abbiamo cambiato anche statuto proprio per essere un polo di cambiamento, un polo di cultura dell'innovazione.
per generare competenze attraverso le metodologie e gli strumenti digitali in tre ambiti di azione: l'istruzione, quello di cui parleremo oggi, la cultura dell'innovazione, come vi dicevo, creando lectures, facendo venire nelle università personaggi che hanno qualcosa da raccontarci, veramente che sono stati trasformativi, il social empowerment, cioè le imprese sociali che sono comunque imprese, quindi noi vogliamo anche attraverso le nostre competenze come azienda insegnare con un po' di presunzione a fare bene il bene, perché anche le imprese sociali devono essere in grado di generare valore. E, per quanto riguarda il tema di oggi, cioè quello dell'istruzione e della didattica, è chiaro che bisogna mettersi in un cammino di programmi pluriennali. Ecco che oggi raccontiamo un progetto che non è cotto e mangiato, dura da 3 anni, oggi lo raccontiamo, sono progetti importanti e complessi, ma che hanno dietro anche un, tra virgolette, partner finanziatore che ha un respiro e una visione a medio-lungo termine. Lavoriamo sulle piattaforme tecnologiche, ovviamente, che sono il nostro prodotto, ma anche sull'importanza dei percorsi formativi e dei modelli didattici innovativi. L'insegnante per noi, e questo è stato la grande idea e intuizione di ANP e della mia amica Lucia, Licia, Licia è proprio quello di partire dai docenti. Gli insegnanti, a volte dimenticati, sono il fulcro per far sì che questo processo di innovazione parta, riparta, ritorni a lavorare, con un obiettivo che è quello di favorire la realizzazione del piano di governo per la trasformazione della scuola digitale. Questo è importantissimo perché comunque, come vi dicevo, il sistema deve lavorare insieme, non ci può essere una voce unica fuori dal coro, il sistema funziona se gli obiettivi sono condivisi, se tutti ci rendiamo partecipi del raggiungimento di un obiettivo. Noi siamo tutti persone che lavoriamo, siamo tutti genitori, a volte siamo anche insegnanti, quindi abbiamo ormai dei duplici o triplici profili, no? E questo ci viene anche dai nostri social network, dove siamo lì con diversi profili, eccetera. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi vediamo anche questo tema della molteplicità della nostra identità come un qualche cosa che è senz'altro di aiuto a lavorare insieme e in team. Il progetto che poi verrà spiegato nel dettaglio da Licia, come vi dicevo, è partito nel 2012 e la cosa importante, prima di dirvi le fasi, è che continua, quindi è un qualche cosa che nello spirito della fondazione genera un cambiamento, genera una trasformazione. Questa trasformazione però non si ferma alla chiusura del progetto, ma è un circolo virtuoso, quindi è un qualcosa che per contaminazione positiva va avanti. E tutti i nostri progetti, tutti i progetti di fondazione devono avere questo come, diciamo, come matrice. La cosa importante è stata la partenza con i docenti motivati che per primi hanno detto: c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa da cambiare, io voglio essere protagonista. Questi docenti hanno lavorato in 20 workshop in 4 città d'Italia, Milano, Bologna, Roma e Napoli, hanno creato un metodo didattico innovativo, si chiama Service Design Thinking. Questo metodo è stato promosso e diffuso attraverso seminari, webinar e convention, e ha toccato ben 9.000 docenti e corpo dirigente, e oggi siamo qui poi per annunciare anche i vincitori di un contest che vedrà la premiazione delle migliori pratiche che sono state fatte utilizzando la formazione in classe attraverso questo sito, che anche questo è importante, cioè mettere a fattor comune tutte le esperienze, il manuale che racconta esattamente quali sono le 4 fasi di questo metodo, far sì che gli studenti vadano a vederlo, che gli insegnanti possano partecipare, 2.500 utenti registrati, 10.000 visitatori, 165 progetti caricati, comincia a essere un qualche cosa che non è una sperimentazione, comincia a essere un movimento, una comunità che vive, che pulsa. E l'obiettivo, grazie anche alla rete e ai social media, è che queste cose vanno avanti, si autoalimentano. Ricordatevi la copertina del Times che ha detto: chi è il protagonista? Tu. Quindi non c'è niente da insegnare, nel momento in cui la pallina di neve va avanti genera un effetto valanga, e questo è l'auspicio che noi ci facciamo, giusto Licia? Allora, il progetto per cui, poi passo la parola
a te per quanto riguarda la fondazione era perfetto perché rispondeva alle esigenze della scuola di oggi, a quelle che sono anche per noi, la replicabilità, come vi dicevo, l'essere in rete, quindi beneficiare di tutti gli strumenti digitali, avere una copertura nazionale, quindi non essere limitata a una regione italiana, ed essere divulgabile poi senza costi aggiuntivi. Questo fa sì che l'effetto valanga si possa generare. Chiudo solo accennandovi ad altri progetti per la scuola, non c'è solo questo, stiamo lavorando anche con la Fondazione della Scuola di San Paolo per lavorare sui linguaggi della contemporaneità, stiamo lavorando con altre associazioni come il Centro Studi Impara Digitale per creare una piattaforma di curriculum mapping, stiamo lavorando con il CNR per metodologie di inclusione educativa per ragazzini che non possono stare in classe perché sono ammalati e quindi devono stare a un letto d'ospedale. Quindi il lavoro di Fondazione sul tema dell'educazione sarà importantissimo. Quest'anno vedremo cose importanti e speriamo appunto di aiutare tutto, diciamo, la comunità, il sistema del nostro paese a uscire velocissimamente da quei dati che non ci piacciono. Non ci piace essere buoni ultimi, vogliamo ritornare a essere tra i primi, vogliamo essere innovatori, ne abbiamo la possibilità. Ricordatevi che il metodo Montessori che è andato in giro per il mondo è nato in Italia. Non vedo perché con le nuove tecnologie non vorremmo inventarci un altro metodo che diventa leader nel mondo. Grazie.